La Uncanny Valley. Sembra che siamo sul procinto di attraversarla, però mi sembra anche che voi non vogliate attraversarla fino in fondo. Mi spiego meglio. Ho visto le ultime anteprime delle produzioni Weta, vostre a ILM, ho visto un'anteprima di Alita, per esempio, in cui si vede la protagonista che appunto ha questi occhi molto grandi che secondo me non sono semplicemente un riferimento al manga, ma sono anche un modo per non renderla troppo realistica e quindi non distogliere l'attenzione diciamo dello spettatore in cerca della differenza tra un vero umano e quello rappresentato nel film. Lo stesso esempio si potrebbe fare per esempio per Ready Player One, in cui gli avatar sono evidentemente degli avatar e non degli umani veri anche dentro a Oasis. Cosa ne pensi? I think one of the reasons that we stylized some of our characters so recently, we worked on Ready Player One and did a similar thing. Yeah, exactly. Where we stylized the characters perfect. The same way. Yeah, exactly. If you're just going to make a total copy of a human, there's some reasons to do that. But a lot of times you're actually making something in computer graphics because you can't shoot them in real life. Sure. So Ready Player One's the perfect example where we were intentionally making a synthetic human and we wanted everyone to know that this was the virtual reality. And just an avatar. Exactly. Esattamente, la realtà era rappresentata come vera realtà, invece la parte di realtà virtuale come appunto realtà virtuale perfettamente riconoscibile, e non ti perdevi a cercare il dettaglio del realismo perfetto, irraggiungibile, giusto? Quindi in realtà non volete attraversare la valle, non vi conviene. It's a useful tool, but then you have to find the right use for that tool. All right, okay. Ok, ma credi che in futuro riusciremo veramente a attraversare questa valle e a utilizzare solamente attori completamente digitali? Well, I don't think there's much reason to use a virtual actor unless you get really stuck, right? Oh, right. Because it takes a great deal of time. Like he is dead. Yes, exactly. And in that case, of course, it's very useful. But it takes a great deal of time and money and artists to have to get every little detail right. Okay. So we're a long ways from it being easy. Yeah. It's almost possible. It's almost possible. Almost possible. Almost possible. Yeah. La realtà virtuale, insomma, un mercato nuovo che Oculus e altre compagnie stanno cercando di creare fondamentalmente da zero. Il problema attualmente non è solamente il prezzo, ma è anche la qualità percepita dagli utenti, insomma, l'arrivo forse sul mercato consumer troppo presto. Uno degli utilizzi però che mi interessano di più e che vedo si stanno sviluppando di più è proprio quello all'interno di parchi di divertimento o comunque di un utilizzo business, e so che voi di ILM avete già lavorato insieme a Disney a questo tipo di utilizzi. Puoi raccontarmi qualcosa? Yeah, we actually have an installation that's installed in lots of different countries in the world now. All right. With The Void, a partnership between Max Lab and The Void. All right. Yeah, exactly. And the first experience is called Secrets of the Empire. Okay, and perfect. I agree with you that virtual reality is the home-based virtual reality is taking a little while to catch on, and the quality continues to improve, and the price continues to come down. But what we can do in a location, like a location-based entertainment with The Void, is really different. Yeah. And we can really immerse you and your friends in a virtual world. Exactly. And it's a lot of fun. And maybe it'll be a lot of people's first virtual reality. Che tipo di hardware utilizzate per The Void? Ci si deve muovere, quindi immagino sia mobile, tipo la soluzione di Samsung, Galaxy, Gear VR o simili? No, it's not hardware you can just get off the shelf, although it does have some off the shelf components. Uh-huh. And you wear a backpack. Ah, okay. So you're completely tetherless. You can walk. So it's basically a Rift with a backpack. It's something along those lines. Okay. But it's a custom solution. Yes. All right. Yeah. Star Wars Galaxy Edge. I nuovi parchi che stanno arrivando negli Stati Uniti il prossimo anno, dedicati completamente a Star Wars. Abbiamo visto qualcosa durante la celebration di 2 anni fa, ci è stato detto qualcosina, sono uscite un po' di foto, alcune recentemente. Puoi dirmi qualcosa? Dimmi qualche cosa. Ci state lavorando? ILM sta lavorando su questi parchi? Su cosa esattamente? Yeah, ILM is. We've announced that we're working on one of the attractions. All the right, attraction okay. where you get to ride inside the Millennium Falcon. Okay. And we've actually announced that
not only do you get to ride in it, but you actually get to fly it. Yeah, exactly. That's really fun. E sarà basato su realtà virtuale? We haven't actually said anything else, but all right. I better not say anything else, but I think there's been some discussions about how you're going to get to fly and those kind of things, but yeah, some of the details are yet to be announced. But okay. Yeah, but it's like getting to fly the real Falcon, so it's pretty exciting. È vero che ci sarà un sistema che ti identificherà una volta all'interno del parco in modo tale che le tue azioni nelle varie attrazioni avranno delle ripercussioni successive, cioè insomma, se per esempio volerai male con il Falcon, andrai a schiantarti con il Falcon, magari viene Chewbacca, mi ricordo questo esempio che è stato fatto, viene Chewbacca e ti dice che diavolo fai, insomma, eccetera, ma come farete a realizzare questa cosa? Perché sarà un'attrazione, immagino, per migliaia di persone, mi sembra impossibile da realizzare. Come lo farete? Spiegami un po' se puoi. Well, I've heard Scott Trowbridge talk about some of those same things. Yeah, exactly. If you don't do a good job on the Falcon ride, maybe The bounty hunter at the celebration, at the Star Wars celebration. Yeah, and I don't know a lot more details beyond that, but I'm very interested to see how it's going to work. Yeah, all right, okay. Sei un nerd? Ti consideri un nerd? Io scrivo per un magazine online che si chiama Lega Nerd, per cui è una domanda che faccio spesso. Ti consideri un nerd? In any way? Yeah, absolutely yes. I'm definitely a geek, I'm definitely a nerd. Sei stato promosso lo scorso maggio, quindi recentemente, a capo dell'Industrial Light and Magic, insomma un ruolo molto importante. Quali saranno le novità che vuoi portare, se c'è qualcosa di particolare che ci vuoi raccontare? Quale sarà, insomma, la nuova Industrial Light and Magic sotto la tua guida? One of the big focuses for me is this combining of real-time visual effects and the classic visual effects techniques into one. All right. So wherever we can do real-time visual effects on set and have our work done in advance and you can actually see it on set and interact with it, I think you get really nice results that way. Yeah. And I think that's a trend we're going to start seeing in visual effects. ILM is right in the right. Qui in particolare si riferisce a delle scene di volo girate dentro un Millennium Falcon che era incastonato dentro, immaginatevi, un enorme set con un proiettore che proiettava lo spazio al di fuori del Millennium Falcon in maniera tale che all'interno sia gli attori che la crew che girava potesse vedere in tempo reale proprio gli effetti visivi. Un'ultima domanda che sto facendo un po' a tutti quanti, insomma, le persone importanti del cinema che ho la fortuna di intervistare: cosa ne pensi del futuro del cinema, inteso proprio come le sale cinematografiche? Ci saranno ancora tra vent'anni avremo ancora sale cinematografiche in cui andare a vedere un film, o magari saranno state sostituite completamente da esperienze diverse, per esempio esperienze in realtà virtuale o chissà altre cose che ora non possiamo neanche immaginare, sempre considerando che fino a 10 anni fa neanche avevamo gli smartphone, quindi considerando la velocità incredibile con la quale sta cambiando la tecnologia e di conseguenza l'industria in cui vi muovete, insomma in cui tutti quanti noi ci stiamo muovendo. Cosa ne pensi tu? Come sarà il cinema del futuro? It's hard to know, but I think 10 years from now we'll still have movie theaters. All right. I think we'll probably still have about as many movies as we have today. Yeah. We might also have VR theaters or places you watch VR at home with your friends. Okay. But just like we still listen to the radio, even though we have movies, and just as though we still watch movies, even though we have the internet, and it's a different thing, and we have these amazing immersive games, all right. I think that there's going to be some stories that are best told on the big screen, okay, and some stories that are best going to be told in virtual reality. So coesisteranno, quindi? I think so. All right. Yeah, okay. And I suspect, because there's going to be so many people that want so much different content, it might be about the same size it is now. All right. Thank you so much, Rob. Great to meet you. That was a pleasure. Great.